È stato quello che ci siamo lasciati dietro le spalle, un fine settimana assai intenso in Sicilia, dove le alte temperature non hanno certamente contribuito a rendere agevole la vita dei vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire in diversi incendi che hanno preso di mira aree di sterpaglia, ma anche numerosi ettari di macchia mediterranea andati in fumo. Le fiamme hanno interessato, purtroppo non è la prima volta che accade, anche l'area di campagna e di località Grattavoli, nei pressi dei pozzi idrici che sono situati all'interno del territorio comunale di Sciacca. Un'emergenza incendi che dunque rimane un'autentica spina nel fianco per addetti alla protezione civile, pompieri, agenti del corpo forestale. Situazioni complicate quelle che si sono verificate nei giorni scorsi e che hanno richiesto interventi piuttosto importanti anche attraverso l'ausilio di Canadair. Un altro incendio si è verificato anche a Ribera, in contrada Musiti, ma tra le zone più colpite ce ne sono state diverse del palermitano, del catanese, del nisseno, dell'ennese, del trapanese. Qui le fiamme hanno interessato soprattutto la contrada Montagna nel comune di Partanna, mentre nell'area compresa tra Piazza Armerina e Edone gli interventi sono stati difficilissimi ed è stato necessario anche l'ausilio di mezzi aerei. 100 ettari sono andati in fumo e solo per un caso le fiamme non hanno interessato anche le abitazioni e il vicino ospedale. L'attenzione è massima, ma il personale disponibile per intervenire purtroppo è molto limitato. Incendi che sono inequivocabilmente di origine dolosa e per scongiurare i quali all'interno dell'area pregiatissima della riserva dello Zingaro, in territorio compreso tra i comuni di Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo, sono state piazzate perfino delle telecamere a circuito chiuso nel tentativo di stanare e denunciare i piromani il più tempestivamente possibile.